Dopo un incontro con l'ATS, il Comitato Ambiente Futuro Lombardia si è detto deluso. Il rammarico nasce dalla scoperta che l'ATS pare sia venuta a conoscenza dello spandimento di liquami tossici per mano dell'azienda bresciana VTE solo tramite le testate giornalistiche. Nel caso VTE, badate bene, lo hanno appreso dai giornali e questa la dice veramente lunga. È preoccupante e inoltre addirittura ha dichiarato di non essere in possesso delle informazioni relative agli sversamenti dei luoghi. Ma io vi chiedo a tutti, vi sembra normale che ATS non abbia questi dati e non sia al corrente di questo? Questo è gravissimo. Non aveva ancora l'elenco delle aziende ATS, non aveva ancora l'elenco delle aziende coinvolte da questi sversamenti, mentre invece era di dominio pubblico questo elenco, però ad ATS non è mai arrivato. Siamo sconfortati dall'apprendere questo, che ad ATS non viene comunicato un elenco così importante. Quindi abbiamo ribadito anche ATS il rapporto ARPA e ATS deve essere proprio fattivo e attivo, non ognuno per sé fa la propria relazione e poi buongiorno e buonasera. Nel paese di Monticelli Pavese, un mese prima dello scandalo VTE, l'ARPA avrebbe raccolto dei campionamenti, i cui risultati ancora non sono stati resi noti, ma esposti alla procura di Pavia. È intenzione del comune di costituirsi parte civile contro la VTE quando ci sarà il processo. La cosa è andata a buon fine perché abbiamo trovato un'ottima collaborazione da parte del dirigente ARPA. Il comune di Monticelli ha fatto richiesta alla procura di Brescia per costituirsi parte civile nel processo contro la VTE.